comprensibilmente preoccupati, siamo preoccupati pure noi, però ovviamente a maggior ragione perché abbiamo una situazione preoccupante, dobbiamo tenere i nervi saldi, spiegare bene su base scientifica quello che sta succedendo. Abbiamo comunicato in tempo reale quello che ci è stato riferito dal Cotugno, è stato inviato un tampone, tecnicamente un caso probabile, così si dice, che è stato inviato allo Spallanzani per avere la verifica da parte del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, se si tratti di un caso positivo o meno. Ovviamente non cambia granché per quello che ci riguarda, certamente la soglia di attenzione diventa più alta, bisognerà fare in questo caso un lavoro di ricostruzione dei movimenti, dei passaggi del soggetto interessato, però ripeto, aspettiamo un attimo che il Ministero ci dia la conferma perché potremmo parlare a vuoto. C'è personale a sufficienza nel campo della sanità campana? Sì, sì, assolutamente sì. Valuteremo nelle prossime ore anche possibilità di bruciare i tempi. Stiamo valutando in queste ore la possibilità di utilizzare sia liste aperte di altri concorsi, ma ce ne sono poche, sia di utilizzare eventualmente, però su questo dobbiamo fare una verifica legislativa, personale che aveva contratti a tempo determinato, per verificare la possibilità di utilizzo immediato di questo personale.